Il sesto anno a Teramo, se vogliamo, questo potrebbe essere però un vero e proprio anno zero, anche per il tipo di organico che sta venendo fuori di questa squadra e soprattutto dopo l'annata che vi siete messi alle spalle. Sì, certo, mi auguro che sia un anno zero perché c'è bisogno, perché è stata quella passata una stagione difficile e quindi speriamo che da quest'anno, da adesso fino alla fine della stagione, si possa fare bene, ecco. Cambieranno gli obiettivi? Fino negli ultimi anni il Teramo ha lottato sempre per il vertice, quest'anno dovrà cambiare un po' pelle, pensare di dover lottare fino all'ultima giornata per salvarsi. Sì, penso che in questa categoria è difficile fare programmi prima, in questo periodo, però io penso che in Lega Pro non ci sono squadre imbattibili e quindi sicuramente qualunque sia l'organico, il Teramo se la deve andare a giocare con tutti e poi tireremo le somme giornata dopo giornata, ecco. Tu sei uno dei senatori, hai visto il reparto difensivo è stato molto rivoluzionato e soprattutto l'età anagrafica si è molto abbassata, a te e a Ivan Speranza il compito di stradare questi ragazzi durante la stagione. Sì, sono ragazzi che però hanno già esperienza, ecco, perché sono ragazzi che hanno già giocato in Lega Pro oppure in Serie D e quindi sono ragazzi in gamba che vengono, molti vengono dal Pescara, che è una società di alto livello, quindi sicuramente noi gli daremo una mano, però penso che siano ragazzi che sono già pronti per fare questa categoria, ecco. Ti faccio una domanda tornando un po' al passato, in queste settimane di vacanza, un po' a quel pallone che hai salvato con Lumezzane, ci hai ripensato? Certo, no, ci ho pensato tante volte che magari poteva andare male perché è stata una partita al Cardiopalma, però è andata bene, quindi quando ci ripenso comunque ripenso a una cosa positiva e quindi sono felice perché comunque rimanere nella Lega Pro per il Teramo è stato un grande successo, ecco.